Ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo tutorial di Taimisha. Oggi vedremo come ottenere tutte le formule. E per formule intendo queste qui che sono trovate in raccolta, formule. Le formule si possono mettere sulle pozioni in modo da avere dei bonus aggiuntivi alle pozioni. E dopo ve li faccio vedere tutti quanti. Tutti gli ingredienti che vi servono sono questi qui, che vi lascio nel video e anche in descrizione, assieme anche a tutte le formule che però vedremo dopo. È molto probabile che se siete stati sfortunati e avete finito il gioco, non avete mai raccolto né l'origano né il rosmarino. Quindi vi faccio vedere come si fa. Innanzitutto vi consiglio di mettere questi talenti fortuna livello 1, 2 e 3. Così aumentate la percentuale di drop dei soggetti. E poi, in particolare per il rosmarino e per l'origano, bisogna andare. Non bisogna andare. Nella fortezza di Hermes, migliore secondaria 1, missione secondaria 1, ci sono due nemici che sono facili da farmare per prendere sia il rosmarino che l'origano. Adesso vi faccio vedere. E dopo vediamo anche tutte le formule. Facciamo un minimo di editing che ci metterò tutta una giornata, però forse lo faccio un po' più schifido l'editing, così ci metto di meno. Comunque andiamo per di qua, non affrontiamo nessuno, abbiamo sbagliato strada. Andiamo avanti, avanti, avanti. Ancora più avanti. Passiamo questi. Qui dobbiamo stare attenti che dopo il vicolo, dopo l'angolo, c'è il tizio con l'arco. Più uno e più uno. E qua ci riposiamo. Allora, se avete fatto già il livello, ve ne potete andare direttamente. Questo con lo spadone, se ci passate dietro, teoricamente non vi dovrebbe attaccare. Se non avete fatto il livello, dovete uccidere. A parte che vi consiglio di vedere la guida a questo livello, però dovete uccidere il tizio, vi dà la chiave del portone. Ok, detto tutto ciò, per farmare l'origano. L'origano lo lasciano questi tizi qua con lo scudo e con l'ascia. Speriamo che ce lo lascia. Anche con la fortuna che abbiamo non ce l'ha lasciato, ma non fa niente. Forse non è meglio così, naturalmente. Era meglio se ce lo lasciavo, così vi facevo vedere che lo lasciava. Però, nel caso non ve lo dovesse lasciare, vi fermate qui, vi riposate e tornate indietro. E l'ho picchiato un'altra volta. O con la fortuna, tutto al massimo, non ce l'ha lasciato. Questo sta proprio vicino. Vai. Eccolo qua. Vero? Origano, yeee! Che fortuna. Ok. Adesso ci rimane il rosmarino. Stesso discorso, vi fermate qua, vi riposate. Purtroppo la tizia che sconfigge il rosmarino sta più lontana, quindi dobbiamo fare qualche metro in più. Non è nessuno di questi due. E poi un altro problema è che in questo gioco, come si dice, non c'è il teletrasporto. Comunque la tizia che droppa il rosmarino, forse non dovevamo fare così. No! Assolutamente non dovevamo fare così. Abbiamo sbagliato un lock. E questi ci hanno punito alla grande. Quello là non è il rosmarino, ragazzi, è molto probabilmente uno scudo. Comunque, questa è la tizia che dovrebbe droppare il rosmarino. Ma non ce l'ha droppata. Proviamoci un'altra volta, così vi faccio vedere anche come si resetta. Ritorno indietro, si fa il giro per la piazzetta. Stavolta però cerchiamo di non portarci indietro tutto il mondo. Quello ci colpisce. Ci fermiamo qui. Ragazzi, continua l'operazione Rosmarino. Questa volta dropperà sicuro.
lo sto dicendo tutte le volte che provo a uccidere questa. Tutte le altre volte, naturalmente, le abbiamo tagliate. Eccolo qua, questo può essere coltello, mento o rosmarino. Rosmarino, yeee! Così avete la prova tangibile che questa qui droppa il rosmarino. Per tornare, torniamo sempre di qua. E noi ci vediamo tra un secondo alla collina dei filosofi. Prima però vi volevo dire una cosa importantissima. Il rosmarino ci abbiamo fatto probabilmente una trentina di viaggetti per farlo. Ci vediamo fra poco alla collina dei filosofi. Ragazzi, siamo alla collina dei filosofi. Vi faccio rivedere le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formule. Sotto ve le riporto. E adesso vedrete uno slideshow di tutte le formule applicate alle pozioni. Ve ne faccio vedere, vi faccio vedere la prima. Vi riposate, andate nel menu pozioni, andate su crea pozione. Questa qua la mischiamo un secondo. E la prima pozione facciamo finocchio, origano e chiodi di garofano. Quindi mettiamo finocchio, origano. E lo troviamo, chiodi di garofano e origano. Questo è peperino, origano, eccolo qua. La prima formula è circolazione, recupera 5 unità di salute al secondo. Ragazzi, io vi lascio col resto delle formule. Se il video vi è stato d'aiuto o vi è piaciuto, lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Se no, ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial di Taimisha. Ciao!